Sapri si illumina di poesia per questo Natale 2021. Le luminarie di Corso Umberto I, infatti, sono state dedicate alla spigolatrice e ai celeberrimi versi di Luigi Mercantini, che l'hanno resa famosa nel mondo. Una passeggiata nella cultura e nella storia, che conduce alla stanza della spigolatrice, il lungomare che circonda la statua, divenuta meta di centinaia di turisti. Una irresistibile intuizione del sindaco Antonio Gentile, pienamente condivisa dalla Proloco Saprese e magistralmente realizzata dal mastro artigiano Paolo Caggiano, che in occasione del bicentenario della nascita del poeta di Ripa Transone ha trasformato una delle vie principali del centro cittadino in una passeggiata di luce con una composizione di 42 pannelli di LED e alluminio. Una installazione che sarà possibile ammirare anche oltre il periodo natalizio, già che si tratterà di una presenza permanente. «Ho pensato che potesse essere molto bello», ha dichiarato il sindaco Gentile, «illuminare il nostro paese con i versi della poesia che l'ha resa famosa nel mondo». La Proloco ha immediatamente accolto il progetto, che è stato realizzato da Paolo Caggiano e che sarà possibile ammirare anche oltre il periodo natalizio. «La poesia di Mercantini», ha continuato Gentile, «rappresenta la storia e conduce alla visione romantica della spigolatrice che dalla sua stanza osserva il mare».